Io volevo con oggi iniziare una serie di conferenze che riguardano, particolarmente giovedì, che riguardano importanti dottrine, importanti insegnamenti delle scritture, che ogni credente, ogni cristiano deve sapere. Oggi volevo cominciare con le sacre scritture. Volevo appunto cominciare con le sacre scritture perché è la base del nostro insegnamento, è la base su cui noi appoggiamo tutta la nostra vita, tutto quello che noi dobbiamo fare, che sappiamo, e la nostra condotta si deve adeguare alle sacre scritture. Per quanto riguarda le sacre scritture, queste sono importanti per noi. Ad esempio, molti dicono che il creato, la creazione di Dio è il primo libro che Dio ha scritto. Infatti, da tutta la creazione di Dio noi possiamo vedere la sapienza che Dio ha, l'intelligenza, la sua potenza nel creare ogni minimo dettaglio nel suo creato, dalle cose più grandi a quelle minime, dal creato. Però naturalmente il creato non può trasmetterci tutto quello che è necessario per noi sapere. Ad esempio, nella creazione non possiamo vedere ciò che riguarda il peccato, la caduta dell'uomo, come può riprendersi, la nuova nascita, il battesimo con lo Spirito Santo, la condotta che il credente deve tenere. Ecco quindi cosa è successo. È successo a questo punto che il Dio ha stabilito che oltre che manifestare la sua gloria e la sua potenza attraverso il creato, egli ci ha lasciato un libro, o meglio, un insieme di libri. Sono 66 libri, 66 libri che sono tutti ispirati dallo Spirito Santo. E questa è la comunicazione scritta che Dio ha lasciato per tutti gli uomini. Sono, diciamo, le parole, gli insegnamenti, le esortazioni, l'edificazione, la consolazione, le promesse che Dio ha dato a tutti gli uomini. E quindi è importantissimo, se le sacre scritture sono la comunicazione di Dio agli uomini, e quindi per noi, per tutti gli uomini, è importantissimo. Conoscerle, studiarle, attaccarsi ad esse, vedere, conoscere il Dio vivente che ha fatto tutte le cose e che salva gli uomini che hanno fede in Lui. Quindi è importantissimo, è alla base di tutto, è alla base di tutta la vita del credente, conoscere le comunicazioni che Dio ha dato all'uomo. Poteva scegliere tanti altri metodi, oggi abbiamo i metodi audio, abbiamo i metodi video, poteva scegliere anche altri meccanismi, ma il problema è che questa comunicazione di Dio all'uomo doveva avvenire in una maniera che fosse uguale per tutte le generazioni, capite? Cioè, con le sacre scritture, quello che noi leggiamo oggi lo leggevano anche circa 2000 anni fa. Quello che leggiamo noi del Vecchio Testamento lo leggevano 3000 anni fa, anche circa. Leggevano le sacre scritture come le leggiamo noi oggi, nella stessa maniera. Quindi, come si dovevano adeguare, come dovevano, diciamo, osservare i comandamenti e le parole dell'Iddio vivente anticamente, diversi secoli fa, così lo dobbiamo fare noi oggi e così lo dovranno fare pure le generazioni che verranno. Se verranno e quando verranno, dovranno attenersi alle stesse parole di Gesù Cristo a cui ci dobbiamo attenere noi. Perché una parola, quella è la parola di Dio, è ferma, capite? È valida per tutte le nazioni, per ogni paese, per ogni popolo, per ogni nazione, lingua e tribù, e anche attraverso le generazioni. La parola è rimasta sempre ferma. Quindi i comandamenti che noi leggiamo oggi, quelli che noi su quale dibattiamo, difendiamo, combattiamo per la verità, sono gli stessi per i quali nostri fratelli combattevano anche anticamente. Grosso modo sono sempre quelli, alla fine, i dibattiti che si accendono all'interno
dell'evangelismo, del cristianesimo, della religione di ogni luogo. Quindi è importante conoscere, sapere che cosa leggiamo noi, su quale appoggiamo noi la nostra vita, perché noi sulle Sacre Scritture appoggiamo tutta la nostra vita. Noi diciamo, se non è scritto non ci interessa, noi diciamo, se è scritto lo accogliamo. Quindi se noi appoggiamo tutta la nostra vita, il nostro credere, la nostra speranza, la nostra fiducia nelle Sacre Scritture, dobbiamo avere delle certezze, dobbiamo sapere che cosa sono queste Scritture. Va bene, stavamo parlando delle Sacre Scritture, come Dio ha creato ogni cosa, e con questo suo creato ci comunica la sua sapienza, la sua potenza, la sua gloria. Quello che lui è, attraverso le sue opere noi vediamo chi è il nostro Dio. Però è chiaro che nella creazione il messaggio per l'uomo non è completo, nel senso che nella creazione non si parla di come fare per essere perdonati dai peccati e altre cose che sono utili da sapere per noi credenti. Ecco, per questa necessità, quindi, siccome il Dio aveva questa necessità, lui, e soprattutto per il nostro bene, di comunicare con noi determinate cose, i suoi comandamenti, cosa fare, cosa non fare, per comunicare a noi una certa conoscenza che ci dà quella sapienza per vivere, per piacere a lui. Ecco quindi che egli ha stabilito di comunicare in una maniera, in un modo che sia diciamo uguale, ecco questo volevo far notare, un metodo che di comunicazione di Dio che è uguale per tutte le generazioni, non importa la tecnologia esistente. Ma il modo di comunicare di Dio agli uomini attraverso le Sacre Scritture è uguale per tutti i secoli. Ed è questa è la comunicazione, non è che Dio parla soltanto attraverso le Scritture, eh? E Dio può parlare anche con una voce audibile, può mandare sogni, visioni, quindi Dio parla in molti modi. Però quello che è valido e uguale per tutte le generazioni sono le Sacre Scritture, questi libri, perché la Bibbia è composta da più libri, è composta da 66 libri, e anche questa è una cosa meravigliosa, una cosa potente e gloriosa, che fa della Bibbia un libro unico, un libro che è ispirato da Dio. La caratteristica delle Sacre Scritture, la caratteristica più importante della parola di Dio è che queste Scritture sono ispirate da Dio, cioè come sono state scritte? Sono state scritte in questa maniera che lo Spirito Santo ha preso, diciamo, investito una determinata persona che Dio ha stabilito e l'ha fatta parlare, scrivere, operare in una determinata maniera, scrivere determinate parole che poi sono giunte fino a noi. Ora, le Sacre Scritture erano perfette nel momento in cui sono state scritte in originale. Poi è chiaro che nel passaggio da una generazione all'altra, nel passaggio da una lingua ad un'altra, non si è potuto mantenere esattamente le stesse caratteristiche che aveva gli scritti originali, quelli ispirati dallo Spirito Santo. Però
gli studi, i nuovi ritrovamenti, il confronto di scritti, degli stessi scritti, a differenza di migliaia di anni, hanno dimostrato gli studi che queste comunque non sono variate. C'è stata qualche variante minima, ma nella sostanza non si è modificato nulla nelle sacre scritture. Cioè, il messaggio che Dio ha dato 2000 anni fa è giunto a noi oggi in modo veritiero, in modo preciso, senza errori grossolani, ecco, qualche virgola, qualche dettaglio, sì, qualche parolina c'è, ma non c'è nulla di diverso che cambia la sostanza delle cose. Persino le sette, determinate sette, come ad esempio i testimoni di Geova, che hanno cercato di annullare nelle sacre scritture la divinità di Cristo, hanno ritoccato alcuni passaggi delle sacre scritture nel tentativo di annullare questa importante dottrina, cioè che Gesù Cristo è Dio, ma non ci sono riusciti, perché essendo la parola di Dio ispirata da Dio in tanti libri, in tanti punti, per poterla modificare in modo perfetto, annullando quindi la verità, deve essere lui stesso perfetto, quest'altro essere deve essere perfetto per modificare una cosa perfetta in modo perfetto. Ma non ci sono riusciti, quindi è rimasto anche nella Bibbia traviata dei testimoni di Geova, rimane sempre delle tracce della verità che chi medita anche quelle si pone delle domande e Dio può illuminarlo. Quindi è importante anche questa variazione che ci sono tra una lingua e un'altra, ha la sua importanza anche questa. Perché? Perché così si evita di dire che quel libro è l'unico verace, è l'unico che può essere letto. Quindi, modificando quel libro, ecco che vengono ingannati tutti i lettori. Invece, con la possibilità della variante di qualche parola, di qualche cosa, che comunque sono dettagli, ecco che ci spinge, ha spinto i credenti sia ad esaminare, ad andare anche ad esaminare le lingue originali, ma anche per chi non ha questa possibilità di prendere più versioni delle sacre scritture ed esaminarle, studiarle insieme, l'una confrontandola con l'altra. E questo cosa fa? Fa crescere il ragionamento, fa crescere la riflessione, la meditazione, aiuta a dare il giusto peso ad ogni parola che c'è scritta nelle sacre scritture. Quindi anche quello non è sfuggito al controllo del Dio vivente, il fatto che qualche virgola sia cambiata, ma ha il suo scopo anche quello, che è quello sempre di trasmettere all'uomo di badare a quello che legge, di badare a come ascolta, di stare attento, perché purtroppo i nemici della verità sono tanti e sono stati sempre numerosi. Gli attacchi verso le sacre scritture sono stati sempre diciamo numerosi nella storia. Quante volte abbiamo letto o visto qualcuno che dice: ah, la Bibbia non è vera per questo e quest'altro motivo. Sono tutti attacchi comunque che non portano a nulla, perché non riescono mai a dimostrare che hanno ragione, perché la parola di Dio, anche storicamente, badate bene, anche quando dà parti storiche, si è sempre dimostrata verace, non ha mai fallito in nessuna cosa. Adesso passiamo a leggere appunto le sacre scritture per farci capire come il Dio ci ha fatto sapere che appunto le sacre scritture sono ispirate da Lui. E cominciamo a leggere da Seconda Timoteo, dal capitolo 3:15, vediamo quello che è scritto. Dal versetto 14: ma tu, è Paolo che scrive a Timoteo, ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato,
sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Qui vedete cosa dice l'Apostolo Paolo a Timoteo. Gli dice che lui aveva conoscenza degli scritti sacri. Qui in questi passaggi Paolo si sta riferendo ai libri del Vecchio Testamento, cioè quei libri della parte della Bibbia che vengono comunemente chiamati Vecchio Testamento, antico patto tra Dio e gli uomini, che giunge praticamente da Genesi fino al profeta Malachia, prima dei Vangeli, perché dai Vangeli in poi inizia il nuovo patto tra Dio e gli uomini. Qui, in queste parole, diciamo che il Nuovo Testamento ancora non era formato nei vari libri. Quindi qui Paolo si sta riferendo che gli scritti sacri, che la scrittura ispirata da Dio erano quelli del vecchio patto, cioè la legge di Mosè, i profeti, i libri poetici e i libri storici, erano chiamati appunto dai primi discepoli, dagli apostoli, erano chiamati gli scritti sacri. Perché erano sacri? Perché erano sacri? Perché provenivano da Dio. Quegli scritti erano stati ispirati da Dio, nel senso che Dio aveva col suo Spirito Santo guidato una persona a scrivere quelle parole. Magari quei profeti non sapevano neppure quello che scrivevano, no? Come il profeta Daniele voleva sapere quello che Dio gli aveva fatto vedere o aveva scritto, ma perché non l'aveva capito, l'aveva scritto ma non aveva capito. E questo ci fa capire a noi, ci fa comprendere che i profeti, i servitori di Dio che hanno scritto perché Dio, perché lo Spirito Santo li ha ispirati a scrivere quelle parole, anche se non comprendevano appieno quello che scrivevano. E questo fa sì che quelle parole siano parole non provenienti dall'uomo, attenzione, scritte dall'uomo con la sua mano, tranne alcune parti che poi adesso vedremo. Sono scritte dalla mano dell'uomo, ma dettate da Dio, volute da Dio, guidate da Dio, dallo Spirito di Dio. Quindi ecco perché noi li chiamiamo sacre scritture, e sono scritture ispirate da Dio. E su queste ci dobbiamo appoggiare. Cioè, tutto quello che gli uomini dicono, ci vogliono far insegnare, quello che ci vogliono far fare, deve essere sempre ricondotto alle sacre scritture. Se quello che ci viene detto non è confermato con le sacre scritture, noi dobbiamo rigettare ogni cosa. Perché la scrittura, la parola di Dio, c'è scritto che è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Queste scritture con il quale Dio ha voluto comunicare all'uomo, gli ha voluto tracciare attraverso le scritture quel sentiero che deve percorrere per arrivare alla Nuova Gerusalemme, per essere salvato. Quello è il sentiero, non un altro. Non ci sono più sentieri, c'è un sentiero solo. Infatti Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E sempre di Gesù è scritto che Egli è la parola di Dio. E noi crediamo che la Bibbia, che le sacre scritture, sia appunto anche la parola di Dio, cioè la parola pronunciata da Dio affinché l'uomo possa meditare, studiare per seguire la via che piace al Signore per giungere, per perfezionarsi e alla fine giungere nella nuova Gerusalemme celeste. Quindi è importante sapere queste cose perché? Perché tutti noi dobbiamo avere più fiducia nelle sacre scritture, una totale, assoluta fiducia nelle sacre scritture. Perché quello che è scritto è quello che conta, non quello che dicono gli uomini, non quello che scrivono gli uomini oggi, che molti praticamente si applicano
per dimostrare che quello che è scritto non è così, ma in un'altra maniera. Cioè, si permettono di annullare quelle parole che Dio ci ha lasciato per insegnarci a camminare in una certa maniera. Ci sono purtroppo dei predicatori, si fanno chiamare anche dottori, ma che anziché insegnare quello che è scritto nella parola, insegnano il contrario. Se la scrittura dice che Dio manda i suoi fulmini come egli vuole, questi dicono no, Dio non manda i fulmini. Se c'è scritto che la donna deve pregare col velo, questi dicono no, la donna non deve pregare col velo. E questo vuol dire annullare la parola di Dio. Vi immaginate voi un uomo che si contrappone alle parole dell'Iddio Altissimo? È pieno di questa gente, è pieno, molti pulpiti, sono pieni di questa gente che anziché predicare la parola di Dio, predicano contro la parola di Dio, predicano contro. Noi invece dobbiamo comprendere, siamo qui appunto, per comprendere che la Bibbia, la parola di Dio, è parola che proviene da Dio, ispirata da Dio, quindi noi non la possiamo modificare in nulla, niente non possiamo ritoccare, aggiungere o togliere nulla, perché è parola di Dio. Quindi chi crede che questa sia parola di Dio non la va a modificare, la crede così com'è. È chiaro che quando Gesù parla in parabole c'è un significato spirituale, va interpretato, ma certo, quando non si può prendere letteralmente la scrittura, si capisce quando non si può prendere letteralmente. Però intanto il nostro primo approccio allo studio delle sacre scritture deve essere quella appunto di capire, di conoscere quello che è scritto letteralmente, che purtroppo con la storia che la scrittura va interpretata gli fanno dire tutto quello che vogliono, e non è mai, guarda caso, non è mai quello che è scritto letteralmente. È chiaro che quando Gesù dice io sono la porta ha un significato spirituale, no? Ma lì, in quel caso, diamo un significato spirituale. Però quando il Dio dice di aiutare i poveri, lì non c'è niente di spirituale, lì c'è tutto da mettere in pratica e basta. Se la scrittura ti esorta a pregare del continuo, lì devi mettere in pratica e basta, non è che non c'è niente da interpretare. Se ti dice che ti devi santificare, ti devi astenere dalla fornicazione, se la scrittura dice che l'omosessualità è peccato, lì che cosa devi interpretare? È peccato o no? Se la scrittura dice che è peccato, quindi ci dobbiamo astenere da determinate cose che la scrittura dice, perché le dice in questa maniera, chiaramente lo dice, non è che ci sono cose dubbie o da interpretare. Le cose da interpretare ci sono anche quelle, le figure, ma quelle lì si comprende che vanno prese in quella maniera. Ora vediamo, qui abbiamo visto come Paolo, scrivendo a Timoteo, gli dice, appunto, gli parla che gli scritti del Vecchio Testamento erano degli scritti sacri, erano degli scritti che erano ritenuti appunto parola di Dio. Ma anche Pietro conferma, quindi se andiamo a leggere adesso in Prima Pietro capitolo 1, no, Seconda Pietro capitolo 1 versetto 20 e 21, leggiamo: sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Vedete quello che dicevamo? I servitori di Dio hanno scritto perché sono stati sospinti dallo Spirito Santo, cioè non è per volontà dell'uomo che sono state scritte questi libri, il libro dei profeti, i libri della legge di Mosè e anche il Nuovo Testamento. Non sono venuti a noi per la volontà dell'uomo, sono venuti a noi per la volontà di Dio, per l'espressa volontà dello Spirito Santo di comunicarci quello che Dio
vuole farci sapere per il nostro bene. E qui dice infatti che, parlando delle scritture, qui Pietro sempre si riferisce alle scritture del Vecchio Testamento, e dice che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, cioè non viene da un'idea particolare che aveva una determinata persona, un uomo, ma queste sono, provengono, non provengono dalla volontà dell'uomo, ma provengono da Dio. Quindi noi, le profezie che leggiamo nelle sacre scritture provengono da Dio. E così le dobbiamo trattare, così le dobbiamo considerare. Queste parole delle scritture provengono da Dio direttamente, capite? È questo che io voglio farvi comprendere, perché prima bisogna sapere e portare rispetto alla parola di Dio, e poi verrà tutto il resto. Ma se uno non crede nella parola di Dio, non crede che questa sia parola di Dio, tutto il resto, quando uno gli dice ma sta scritto così, quello non gli importa nulla. Perché? Perché non crede neanche che questa sia parola di Dio. Quindi se c'è qualcuno che non crede che la Bibbia sia parola di Dio, è chiaro che poi tutto il resto non servirà a nulla, non si riuscirà a comunicargli nulla attraverso le scritture, perché non crede che sia parola di Dio, non è parola d'uomini, non sono consigli come dicono taluni, sono dei consigli che, molti, c'è anche qualche consiglio da parte di Dio nelle sacre scritture, ma la maggior parte sono comandamenti da osservare così come sono scritti, altro che consiglio da prenderlo facoltativamente. Ora vediamo anche come Gesù, perché questa era la testimonianza, abbiamo visto, di Paolo, dell'ispirazione delle scritture, abbiamo visto cosa dice l'apostolo Pietro delle scritture dell'antico patto, ma vediamo anche Gesù cosa dice. Andiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 4, quando Gesù fu tentato nel deserto dal diavolo. Gesù ha risposto al diavolo in una certa maniera, e gli ha risposto attraverso sempre le scritture. Vedete quanto è importante conoscere le scritture, perché gli attacchi anche che il maligno ci muoverà contro di noi potranno essere respinti attraverso le scritture, perché Gesù gli rispondeva con le scritture. Ad esempio, in Matteo 4,4 leggiamo: ma egli rispondendo disse, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vedete, Gesù cita le scritture. Nel rispondere al diavolo che lo stava tentando, gli dice, sta scritto. E più avanti ancora, nelle tentazioni, Gesù, anche il diavolo, cita una scrittura a Gesù per tentarlo, ma Gesù gli risponde sempre con le scritture, gli dice sta altresì scritto. Quindi non si è mosso dalle scritture. Gesù, nel rispondere al tentatore, non si è mosso dalle scritture. E così dobbiamo fare noi, dobbiamo essere fondati, fermi, radicati nella conoscenza delle sacre scritture, metterle in pratica, perché così non saremo smossi. Solo se noi facciamo delle radici profonde nella roccia, nelle sacre scritture, solo così, quando verrà la tempesta, quando verrà la prova, quando verranno le difficoltà, solo così noi potremo reggere davanti a tutte quelle cose che ci cadranno addosso. Perché nella vita, quelli che sono più giovani poi lo vedranno, magari hanno visto poche prove. Chi è avanzato d'età ne ha viste un po' di più. Ma le prove arrivano, a volte sono proprio difficili da superare. Malattie, perdite di cari, di congiunti molto stretti e tante altre cose che sono veramente dure da passare. E chi ci potrà aiutare? L'uomo non può aiutarci sempre, ci può dare un consiglio gli uomini, anche quelli che sono da Dio,
Ma quello che conta è il Signore, è la Scrittura, è il primo aiuto che noi abbiamo da Dio, con i consigli, con gli ordini, con i comandamenti, con la sapienza che viene trasmessa attraverso le Scritture. Ci viene data quella forza per superare ogni difficoltà. Ad esempio, come dice Pietro, Pietro dice che bisogna cingere i fianchi della nostra mente, bisogna cingerli con la verità. Perché? Perché è nella nostra mente che si svolgono le battaglie più furiose di sempre nell'uomo. È nella mente. Perché è nella mente che il maligno ci può mettere dei cattivi pensieri. È nella mente che possono avvenire determinate battaglie. Ma come bisogna combatterle queste battaglie? Attraverso le sacre scritture, attraverso la conoscenza della parola di Dio. Quindi, conoscendo la parola di Dio, quando partono dei pensieri nella nostra mente che non sono da Dio, ecco che la verità li scaccia via, li elimina. Però noi dobbiamo conoscerla questa verità, per sapere che un pensiero non è da Dio, che un pensiero è malvagio, che un pensiero non va bene. Abbiamo bisogno di conoscere le sacre scritture, abbiamo bisogno di conoscere la verità. Solo così riusciamo a vincere le nostre battaglie nella nostra mente, a cominciare dalla nostra mente. Perché se si perdono le battaglie che si affrontano nella nostra mente, queste poi passano nel cuore e portano una contaminazione a tutta la nostra vita. E ancora vediamo ancora la Scrittura cosa ci dice a conferma in Giovanni sta scritto, capitolo 7, dal versetto 37, quando Gesù andò alla festa delle capanne, disse queste parole, e qui c'è anche una importante promessa. Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, poiché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Qui sta parlando del battesimo con lo Spirito Santo. E Gesù lo cita, dice appunto: chi crede in me, come ha detto la Scrittura. Vedete, ancora Gesù cita la Scrittura, perché riconosce che nella Scrittura c'è una base importante a cui i credenti si devono attenere. Infatti diverse volte Gesù ha detto, no? Vi ricordate quel passo dove dice: come sta scritto? Che cosa leggi? Perché? Perché importante, era fondamentale per il Signore, ha voluto comunicarci questo, che le scritture sono importanti per i credenti, per tutti gli uomini, e bisogna attenersi ad esse. Ancora nel Vangelo di Luca leggiamo, capitolo 24, quando Gesù risuscitò, quindi al capitolo 24 del Vangelo di Luca, leggiamo il versetto 27, ma il contesto è questo. Dopo che Gesù risuscitò, accompagnò due nella via di Emmaus fino a casa. E mentre li accompagnava la Scrittura, nella parola, leggiamo queste cose. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Quindi Gesù si mise a insegnare a queste due persone le cose che gli concernevano a lui, citando i libri di Mosè, citando i profeti. Quindi Gesù ancora con queste parole riconosce che era fondamentale sapere e capire gli scritti sacri. In quel momento c'erano solo gli scritti sacri del Vecchio Testamento, la legge
Mosè e i profeti, però era fondamentale all'epoca sapere anche quello. Ma nella Bibbia non si parla solo delle scritture sacre del Vecchio Testamento. Adesso andiamo a leggere un passo dove ci fa comprendere che anche le epistole di Paolo erano degli scritti sacri, come le altre scritture. E qui dobbiamo tornare all'epistola di Pietro. Qui dobbiamo andare in Pietro. È la seconda di Pietro, 3:15, dove Pietro parla dell'apostolo Paolo. 3:14, seconda Pietro, 3:14, dice: perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi suoi, immacolati e irreprensibili, nella pace, e ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza. Come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture a loro propria perdizione. Vedete qui cosa dice Pietro? Pietro, dicendo come anche le altre scritture, cioè paragona le epistole di Paolo, le paragona alle altre sacre scritture. Quindi così dicendo Pietro conferma che le epistole di Paolo fanno parte appunto delle sacre scritture. E così noi le dobbiamo considerare come sacre scritture. Naturalmente noi consideriamo alla fine sacre scritture non soltanto le epistole di Paolo, ma anche le epistole di Pietro, le epistole anche degli altri apostoli, Giovanni, Giacomo. Quindi questo per confermare che anche le epistole, anche gli scritti del Nuovo Testamento venivano considerati degli scritti sacri, cioè degli scritti ispirati da Dio, degli scritti che erano provenuti non dall'uomo, dalla volontà dell'uomo, ma provenivano dallo Spirito Santo, che erano stati scritti per volontà di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. E questo è importante. Ed è per questo che noi abbiamo piena fiducia, dobbiamo avere piena fiducia nelle sacre scritture, perché provengono da Dio, non provengono dall'uomo. L'uomo è fallace, ma Dio no, quindi le sacre scritture sono perfette nella loro essenza, nella somma della parola, la parola è perfetta. Ma ora che abbiamo visto che sono considerate sacre scritture, ispirate da Dio, sia quelle del Vecchio Testamento che quelle del Nuovo Testamento. Adesso volevo parlarvi anche di alcune prove, perché qualcuno può dire: ma quali prove abbiamo che queste scritture siano state ispirate da Dio? E qui dobbiamo fare determinati ragionamenti che poi si dimostreranno delle prove indistruttibili alla fine, che provano che questa non è una parola uguale ad altre, ma è parola che proviene da Dio. Ad esempio, la Bibbia è costituita da 66 libri. Sono stati scritti questi libri nell'arco di 1600 anni. Sono stati scritti da 40 autori diversi, che erano ricchi, poveri, che avevano studiato o che erano dietro a pascolare il gregge di pecore, di estrazione sociale diversa, questi 40 autori. 40 autori che sono vissuti anche in epoche diverse. Noi sappiamo, alcune altre religioni hanno degli scritti sacri, però
Nessuno ha gli scritti sacri come la Bibbia, scritto in un arco di 1600 anni da 40 autori diversi che si combaciano l'uno con l'altro. In tutto questo è chiaramente c'è la mano dell'Iddio vivente e vero. Come poteva Mosè scrivere di Gesù, come poteva Mosè scrivere e poi dopo in Apocalisse e in tutti gli altri scritti successivi, tutto si va a combaciare perfettamente. Se non era volontà di Dio, se non era tutto guidato da Dio, non poteva assolutamente avvenire in questa maniera, che tutto si incastrasse perfettamente con le sacre scritture. E questa è una delle prove. Un'altra prova, che poi è quella più importante forse, è che le sacre scritture ti hanno rigenerato spiritualmente. Quando ti hanno annunziato l'Evangelo, ti hanno annunziato l'Evangelo che sta scritto nella parola di Dio, ed è quell'Evangelo che ti ha rigenerato. Ti ha rigenerato spiritualmente, i tuoi peccati sono stati lavati e tu sei diventato una nuova creatura. Questo l'ha effettuato lo Spirito Santo insieme alla parola di Dio. Quindi la tua nuova nascita è una prova certa che quello che è scritto nella parola di Dio viene da Dio, non da un uomo. La tua rigenerazione spirituale è una prova certa che quello che c'è scritto nella parola di Dio viene da Dio, è prova assoluta certa. Quindi la tua stessa nuova nascita è una prova che dimostra chiaramente che le sacre scritture provengono da Dio. Perché sta scritto lì appunto della tua nuova nascita, si parla della tua nuova nascita provocata, prodotta dallo Spirito Santo insieme alla parola di Dio. Chi non nasce d'acqua e di spirito, lì l'acqua rappresenta la parola di Dio. Quindi chi non nasce d'acqua e di spirito, chi non nasce attraverso la parola e attraverso lo Spirito Santo, non può entrare nel regno dei cieli. Quindi questa è la nuova nascita, è la nuova nascita che, di cui Dio ci ha concesso di ricevere, ci ha rigenerati spiritualmente attraverso quell'esperienza, attraverso questa nuova nascita, ci ha rigenerati a nuova vita. È una prova che quello che c'è scritto nella parola è fedele e verace e proviene assolutamente da Dio. Ma non c'è solo quello. Ci sono anche altri elementi che dobbiamo considerare come prova certa che gli scritti sacri sono ispirati da Dio. Ad esempio, se andiamo a leggere un passo che c'è nel profeta Geremia, leggeremo questo. In Geremia si legge questo. Praticamente al capitolo 25 di Geremia, del profeta Geremia, il Signore fa dire al popolo di Israele, che ormai era un popolo di collo duro, un popolo ribelle, un popolo a cui Dio aveva mandato molte volte dei profeti per ammonirlo, per sgridarlo, per riprenderlo per il proprio peccato, per richiamarlo al ravvedimento, a tornare ai suoi comandamenti, alla sua legge, ma invece si induriva sempre di più il popolo di Israele. Il popolo di Israele era un po' come il popolo di oggi, il popolo cosiddetto cristiano di oggi, badate bene, perché il popolo di Israele è figura del popolo di Dio di oggi. Infatti Paolo dice che ciò che è stato scritto per là dietro è stato scritto per nostro ammaestramento. E come avete sicuramente potuto notare anche voi, nelle vostre varie battaglie dialettiche con varie persone, avete potuto notare come taluni, anche se sono cristiani e dicono di essere figlioli di Dio, pure hanno il collo duro. Non si vogliono piegare ai comandamenti di Dio, eppure sono comandamenti di Dio, Non sono comandamenti di uomini, questi. Il velo, un piccolo straccetto da mettere sulla testa alle donne, ma è una cosa terribile, sembra che gli stai tagliando la testa.
alcuni si agitano talmente tanto, eppure è scritto, non è che ce lo siamo inventati noi, è scritto, però sono un popolo di collo duro, esattamente come lo era il popolo di Israele, e Dio gli mandava i profeti per ammonirli. Il popolo di Israele, tra le cose che gli accadde per punirli, gli accadde anche di essere menati in cattività, cioè furono presi dai babilonesi e portati via da Canaan, da Israele, nella zona dove erano, diciamo, si dice che sono presi e portati in cattività, in prigionia da un'altra parte. E qui lo dice il profeta Geremia. Capitolo 25, versetto 11, dice queste parole. E tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Attenzione, il Dio, attraverso il profeta Geremia, dice il popolo di Israele sarebbe rimasto prigioniero di Babilonia per 70 anni, quindi dà il periodo esatto. Con questo voglio dirvi che altre prove che dimostrano che questa è parola di Dio, ma prove certe, sono tutte quelle predizioni del futuro che poi si sono avverate. Questa qui è una, io ve ne citerò un paio, ma è pieno, dicono taluni, in taluni libri si dice che siano centinaia che si sono avverate. Però io ve ne cito un paio per dimostrarvi appunto che sono questa che stiamo leggendo, che abbiamo nella nostra mano, le sacre scritture, sono ispirate da Dio, provengono da Dio e non da volontà d'uomo. Quindi abbiamo visto che Dio fece dire, attraverso il profeta Geremia, gli fece dire che il popolo di Israele, prigioniero di Babilonia, doveva rimanere per 70 anni. Bene, adesso andiamo a vedere, dopo che passarono i 70 anni, cosa accadde? Perché quella era la promessa, e così avvenne comunque. Ma dopo, se noi andiamo a leggere nel libro di Esdra, passati i 70 anni, Esdra, Neemia, Esdra, passati i 70 anni, guardate cosa dice la scrittura, primo capitolo del libro di Esdra. Primo versetto. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse, annotate bene le parole, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno, l'Iddio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme, che in Giuda ed edifichi la casa dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, dell'Iddio che a Gerusalemme. E così avvenne, vedete, fratelli e sorelle, è avvenuto che attraverso il profeta Geremia era stata detta una cosa ben precisa, attenzione, una cosa dettagliata, cioè per 70 anni il popolo di Israele sarebbe rimasto in cattività in Babilonia. Arrivato il momento, qui la scrittura dice che il re Ciro venne destato affinché si adempissero le scritture e la parola detta da Geremia. Quindi liberò il popolo di Israele e lo fece ritornare nel suo paese, appunto nella zona di Canaan, nella zona dove ancora oggi c'è il popolo di Israele. Lo fece tornare, si adempì quindi la predizione che Dio diede attraverso il profeta Geremia. Tutte queste predizioni delle sacre scritture
ci fanno capire ancora, ci fanno capire, sono delle prove certe che questa non è la parola d'uomo, ma è parola di Dio, è tale e come tale noi la dobbiamo trattare e la dobbiamo considerare. Ma non c'è solo quella. Ad esempio, se noi prendiamo, ce ne sono tante, io ve ne citerò, come ho detto, alcune. Il Salmo 22, nel Salmo 22, che diversi secoli prima della venuta di Gesù, Davide pronunciò questo Salmo, pronunciò il Salmo 22, non pronunciò solo il Salmo 22, ma pronunciò anche altre profezie. Il Salmo 22 parla di Gesù e di alcune cose che gli sarebbero accadute, e così gli sono accadute. Ad esempio, il Salmo 22 inizia proprio con le parole che Gesù ha pronunciato quando era in croce. Il Salmo 22 inizia dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E queste sono proprio le parole che Gesù ha pronunziato quando era sulla croce. Vedete? Quindi questo è un'altra predizione, anche il Salmo 22, tutto il Salmo 22 parla della sofferenza del Messia, parla della sofferenza di Gesù Cristo. E così è stato scritto che egli doveva soffrire e così egli ha sofferto. Gesù ha vissuto quello che era stato predetto nella legge di Mosè e nei profeti, e così è avvenuto. Anche Isaia, anche il profeta Isaia parla del Messia al capitolo 53 di Isaia si parla ancora del Messia, cose che si sono adempiute. Infatti al versetto 4, che poi sono passi che sono stati dopo citati anche dall'apostolo Pietro, perché si adempirono appunto nel Messia. Al versetto 4 dice: e non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Vedete? Perché Gesù, quando era sulla croce, è stato trafitto da una lancia, romana, di un soldato romano. Quindi quel soldato, non sapendolo, ma ha adempiuto alle scritture che erano scritte di lui. Così come era scritto di Gesù che nessun osso d'esso doveva essere fiaccato, e infatti non gli fu spezzato nessun osso. Agli altri due ladroni invece sì, agli altri due ladroni gli ruppero le gambe, perché questo si faceva quando le persone venivano crocifisse ai tempi dei Romani. Per accelerare la loro morte gli spezzavano anche le gambe delle ossa, per accelerare la loro morte. Ma siccome Gesù morì presto, rimase, diciamo, sulla croce 3 ore, se non mi ricordo male, rimase 3 ore, dopo spirò, perché rimase da mezzogiorno fino alle ore 15, e dopo spirò, morì. E questo è un altro passo delle scritture, dei profeti che si adempirono, che furono predette le cose che dovevano avvenire e sono avvenute. Io ne ho citate solo un paio, ma ce ne sono tante altre. La strage di Rama, quando Erode mandò a uccidere i bambini, no? Di una certa età, perché voleva eliminare Gesù, ma Dio attraverso un angelo avvisò Giuseppe e Maria, e questi si spostarono in Egitto, e in Rama avvenne quella strage di bambini. Anche quello era stato predetto che doveva avvenire, ed è avvenuto. Tutti questi avvenimenti che erano stati predetti dimostrano, sono una prova certa che la parola, quello che noi leggiamo, le sacre scritture, la Bibbia, la parola di Dio, proviene da Dio, non proviene dalla volontà dell'uomo. Non è qualcosa che proviene dalla volontà dell'uomo.
Ma ora volevo anche parlarvi, volevo citarvi qualche passo per quanto riguarda come è avvenuto la trascrizione, come è avvenuta anche, cioè come è avvenuto in pratica la trascrizione di questi passi. Cominciamo appunto andando in Esodo. In Esodo, dove leggiamo che Mosè saliva sul monte, salì sul monte, dove Dio parlava con Mosè. Nel monte Sinai Dio parlava con Mosè. E tra le altre cose c'è scritto anche questo. Capitolo 34 di Esodo dice così la parola di Dio. L'Eterno disse a Mosè, tagliati due tavole di pietra come le prime. E io, attenzione, notate bene, dice, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che spezzasti. E sii pronto domattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati quivi a me in vetta al monte. Vedete cosa dice qui? Qui Dio scrisse in quelle tavole di pietra i 10 comandamenti. Attenzione, i 10 comandamenti, Dio li scrisse con il suo dito, perché gli dice a Mosè di andare lì con le tavole di pietra e lui avrebbe scritto quei comandamenti in quelle tavole. Quindi, per quanto riguarda, vedete, questa parte delle scritture è avvenuto inizialmente in questa maniera. Quindi non c'era possibilità di sbagliarsi, se era Dio che scriveva direttamente con il suo dito su quelle tavole di pietra, scriveva quei comandamenti, non c'era possibilità alcuna di errore. Così avvenne per quanto riguarda quei comandamenti. Mentre per gli altri, Dio parlava con Mosè, in qualche maniera ha permesso che fossero comunque trascritti anche tutti gli altri comandamenti, perché Dio diede a Mosè tanti comandamenti che riguardavano il culto, i rituali, i sacrifici, gli diede tante cose che Mosè poi scrisse. Ecco, queste cose lui poi scrisse secondo il modello, ad esempio, del tabernacolo, scrisse, segnò ogni cosa secondo il modello che vide sopra il monte. Ora, questo modello non venne dalla sua fantasia, ma gli fu sempre mostrato da Dio e scrisse sempre guidato da Dio e dallo Spirito Santo. Quindi tutto quello che scrisse Mosè proveniva da Dio e dallo Spirito Santo. Quindi la parola che noi leggiamo sui libri di Mosè chiaramente provengono da Dio, non dall'uomo. Non hanno una provenienza d'uomo. Provenienza d'uomo, l'uomo è stato magari il mezzo, mentre per i 10 comandamenti vi ho fatto vedere che quelli sono stati scritti direttamente da Dio, ma per le altre scritture Dio si è servito dell'uomo. E come si è servito dell'uomo, adesso lo andiamo anche a vedere. Ritorniamo in Geremia. Ritorniamo al profeta Geremia. Per vedere come Dio diede l'ordine a Geremia di scrivere un rotolo, gli diede un ordine di scrivere un rotolo. Al capitolo 36, praticamente Dio, al capitolo 36 di Geremia, Dio dà ordine a Geremia di scrivere un rotolo che poi l'avrebbero dovuto portare a leggere al popolo di Israele, al popolo che era ribelle, un popolo di collo duro. Al capitolo 36 di Geremia, al versetto 1, leggiamo: Or avvenne l'anno quarto di Gioiachim, figliolo di Giosia, re di Giuda, che questa parola fu rivolta dall'Eterno a Geremia in questi termini. Prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che ti ho dette contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni, dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia fino a quest'oggi.
Vedete, Isaì, Geremia non scrisse queste parole, questo rotolo, perché lo volle lui scrivere di sua spontanea volontà, no. Ma fu Dio che gli disse, scrivi le parole che io ti ho dette, capite? Quelle parole che sono scritte nei profeti sono parole che Dio ha detto ai profeti di scrivere. Quindi sono una parola che proviene sempre da Dio, non è una parola d'uomo. E noi come parola di Dio le dobbiamo trattare. Vi sto facendo questi discorsi per farvi capire come dobbiamo accostarci alle Sacre Scritture. Perché le Sacre Scritture sono la parola dell'Iddio vivente e vero. E quindi ci dobbiamo accostare con tutto il rispetto possibile. Ci sono servitori di Dio che hanno studiato le scritture in ginocchio per rispettare la parola di Dio e per chiedere contemporaneamente, supplicare il Dio per donare loro sapienza, intelligenza e intendimento delle sacre scritture. E così poi è avvenuto. Il Dio gli ha dato sapienza, intendimento e conoscenza delle scritture. E questo perché? Questo si può fare solamente se uno sa che cosa sono le sacre scritture. Perché se uno non crede che quella sia parola di Dio, non gli interessa nulla inginocchiarsi davanti al Signore e supplicarlo di farlo intendere quello che sta studiando e sta leggendo. Non gli importerà nulla. Perché? Perché non ha il dovuto rispetto e la dovuta considerazione, la corretta considerazione delle sacre scritture. Ma ora andiamo anche nel Nuovo Testamento. Abbiamo citato poco il Nuovo Testamento, ma quello che vale per il Vecchio vale anche per il Nuovo, non cambia nulla. Adesso andiamo nell'ultimo libro delle scritture, secondo l'ordine che gli abbiamo dato, perché non hanno un ordine cronologico, la disposizione dei 60 libri non hanno un ordine cronologico, ma sono messi, diciamo così, a tema, sono i libri poetici sono stati messi insieme, i libri di Mosè sono stati messi insieme, qualcuno sì, segue l'ordine cronologico, ma non tutti. Comunque, Apocalisse sì, si ritiene che sia stato l'ultimo libro scritto da Giovanni, l'ultimo libro che è stato scritto. E queste le parole adesso, i passi che andiamo a leggere adesso, ci serviranno per comprendere come è stato scritto il Nuovo Testamento, perché fino adesso abbiamo parlato di come è stato scritto il Vecchio Testamento, ma il Nuovo, come è stato scritto? E adesso vediamo. In Apocalisse leggiamo al capitolo 1, iniziamo dal versetto 9. Io Giovanni, vostro fratello e partecipe con voi della tribolazione, del regno e della costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito in spirito nel giorno di domenica e udii dietro a me una gran voce come di una tromba che diceva: quel che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Vedete? Anche Giovanni fu rapito in spirito. E questa voce che era Gesù Cristo, dopo continuando a leggere, si comprende che era Gesù che parlava con Giovanni. E gli ha detto che quello che avrebbe visto, quindi le rivelazioni che riceveva Giovanni, le avrebbe dovute scrivere in un libro o in un rotolo, dipende se usavano già i libri all'epoca, perché noi a volte c'è scritto libro, ma in realtà intendono rotolo. Noi mettiamo rotolo. Quindi Gesù gli ordina a Giovanni di scrivere quello che avrebbe visto. Le rivelazioni che avrebbe ricevuto le doveva scrivere in un rotolo. E le avrebbe dovute mandare alle sette chiese. E quella era parola di Dio. Anche il libro di Apocalisse è parola di Dio. Ad esempio, Gesù che parla, no? All'inizio di ogni lettera
che leggiamo in Apocalisse, le lettere alle sette chiese, no? A ogni chiesa è stata scritta una lettera. Al capitolo 2, versetto 1, ad esempio, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi, quindi Gesù ordina a Giovanni di scrivere all'anziano, al ministro, al pastore della chiesa di Efeso, scrivi. Quindi, vedete, quello che scrisse Giovanni e il fatto che si mise a scrivere e cosa scrisse Giovanni non proveniva da lui, non proveniva dalla sua volontà, non proveniva dalla sua mente, no, proveniva da Gesù Cristo, proveniva da Dio, quello che Giovanni scrisse in Apocalisse. E questo vale per tutte le epistole, anche per tutti gli scritti, anche del Nuovo Testamento, anche gli altri. Quindi furono scritti per volontà di Dio. Ed oggi noi li abbiamo per nostra edificazione e consolazione, per ammaestrarci e indicarci la via da seguire. Ora passiamo anche a delle esortazioni. Volevo terminare questo discorso sulle Sacre Scritture con delle esortazioni. Ad esempio, in Deuteronomio sta scritto, capitolo 4, al versetto 2. Dio diede questa legge, dal versetto 1 leggiamo. Ora, dunque, Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica affinché viviate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla. Questa è la volontà di Dio, praticamente. Che noi, alla parola che Dio ci ha lasciato, essendo la sua parola perfetta, non bisogna aggiungere nulla né togliere nulla. Qui sta parlando del Vecchio Testamento, ma poi lo vediamo anche nel Nuovo. Non bisogna aggiungere nulla alle parole dell'Iddio vivente. Quando uno parla, no, e l'altro lo aggiusta, lo aggiorna, lo corregge, diciamo, non dimostra altro che il discorso che aveva fatto il primo era imperfetto, capite? Correggere qualcosa significa che il precedente era sbagliato, non era perfetto. Correggere Dio, dire no, ma non voleva dire questo, ma no, ma questo era per l'antichità, ma questo non è più per noi, ma questo di qua e questo di là, vuol dire correggere le parole dell'Iddio Altissimo. Io personalmente non mi permetterei mai di correggere l'Iddio che parla. C'è qualcuno in mezzo a noi che potrebbe avere la forza, la sapienza e l'intelligenza di correggere quello che Dio ha detto? Non mi sembra che sia mai esistito un uomo che possa essere capace, un uomo di carne e ossa come noi, che sia potuto essere capace di correggere o abbia avuto la sapienza di correggere quello che Dio ha detto. Ma purtroppo io devo dire anche questo, che questi cianciatori, questi dottori che ci sono oggi, stanno continuamente parlando contro le scritture, correggendo quello che Dio dice. No, ma non vuol dire quello, non vuol dire così, non vuol dire così. Praticamente stanno continuamente con le forbici, stanno tagliando un sacco di parti delle sacre scritture. O le insabbiano, o le tagliano, o prendono il pennarello che cominciano a cancellare, a tirare di pennarello nero perché non si vedano determinate parole, stanno continuamente correggendo quello che Dio ha detto attraverso le Sacre Scritture. Ma io, sapendo che queste sono, è parola di Dio, ma non mi permetterei mai. Se sbaglio a parlare o a citare le scritture, è un errore che faccio, diciamo, involontariamente, non per correggere Dio, capite? Poi sbaglio perché sono fallace, sono un uomo che sbaglia. Ma non che mi metto volontariamente a studiarmi un meccanismo, un ragionamento che annulla quel comandamento di Dio, perché così fanno molti. Si studiano dei ragionamenti per annullare quello che è scritto.
ma questi stanno, non sanno contro chi stanno andando contro, stanno correggendo il Dio nel suo parlare e se lo stanno facendo nemico. Infatti molti camminano da nemici di Dio, da nemici della croce, non da amici. Si dichiarano cristiani, servitori di Dio, ma camminano come nemici della croce, nemici di Dio, perché non si sottomettono alla sua parola e anzi fanno di tutto per annullare quello che c'è in esse scritto. Ma poi a suo tempo riceveranno quello che si merita. Anche in Apocalisse, all'ultimi versetti, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, agli ultimi versetti, al 18° versetto del capitolo 22, appunto, è scritto questo. Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Se alcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. E se alcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro. Quindi, badate bene, il fatto che non bisogna togliere e non bisogna aggiungere era valido per i comandamenti, per gli scritti del Vecchio Testamento, della legge di Mosè, però sono validi anche oggi per quanto riguarda gli scritti del Nuovo Testamento. Ora, per parlare proprio di quelli, la scrittura, quelli parlano contro la parola di Dio, la scrittura dice questo, in Proverbi, capitolo 13, ci sono queste parole. 13 di Proverbi. Chi sprezza la parola si costituisce di fronte ad essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Vedete? Coloro che modificano la parola, la disprezzano. Se lo correggono il Dio, non fanno altro che disprezzarlo. Però nel disprezzarlo, cosa dice la scrittura? Che si rendono debitori, no? Gesù nella preghiera del Padre Nostro dice, rimetti a noi i nostri debiti. Questi peccano contro l'Eterno, quelli che vogliono modificare la parola. Peccano contro l'Iddio vivente e vero che ha fatto i cieli e la terra. E si costituiscono debitori verso la parola, verso Dio. Peccatori, sono peccatori. E se non si ravvedono, e se Dio non gli concede il ravvedimento, guai saranno su di loro. Però dice anche, sempre lo stesso versetto, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Vedete? Quindi noi, fratelli, dobbiamo essere tra quelli che desiderano essere ricompensati. Perché? Perché noi dobbiamo tendere ad osservare i comandamenti di Dio, non a giudicarli, annullarli, a dire questo non mi piace, questo non è più per oggi. Noi dobbiamo meditarli attentamente, perché la parola di Dio è il messaggio che Dio ha dato all'uomo, che Dio vuole che l'uomo sappia, dalla prima parola fino all'ultima, in modo più preciso possibile. Ci aiuterà lo Spirito Santo nel comprendere quello che leggiamo, e poi Dio ha costituito anche i suoi ministri, no? I dottori e altri servitori che spiegano la parola. D'altronde i ministri servono per quello, no? Per il perfezionamento dei santi. Naturalmente ogni cosa deve essere confermata con le scritture, perché purtroppo il titolo di dottore oggi sembra che è un po' inflazionato, se lo danno in molti, titolo di dottore. Ma poi non presentano le scritture, ma presentano la loro veduta delle scritture, che è una cosa ben diversa. Voglio terminare con un passo che per raffrontare i segni, i prodigi che sono, diciamo, inferiori alle sacre scritture. Cioè, uno può guarire
uno può risuscitare dai morti, va bene? Però quello che vale più di tutti ancora è sempre soltanto le scritture. Noi crediamo che Dio possa risuscitare dai morti. Noi crediamo che Dio possa fare grandi segni e prodigi e miracoli. Ma noi non è che seguiamo i prodigi e i miracoli, anche se poi dopo queste persone che li fanno, li compiono, insegnano contro le scritture. No, perché quello avviene per mettere alla prova il suo popolo. E Dio mette alla prova il suo popolo facendo avvenire appunto determinati segni e prodigi per vedere se il suo popolo rimane attaccato alle scritture, ai suoi comandamenti, o si mette a seguire il primo che passa, che fa qualche segno o qualche prodigio. E volevo appunto terminare con quello che disse Abramo. Queste sono le parole di Abramo. Abramo, nel racconto di Gesù, racconto quindi non parabola, del ricco e Lazzaro, che erano nell'Hades, in quel luogo che adesso è solo di tormento, ma prima della risurrezione di Gesù, in quel luogo era diviso in due parti, c'era il seno di Abramo e l'Hades, il soggiorno dei morti dove venivano tormentati. Ora, il ricco era là, in quella parte in cui veniva tormentato, mentre Lazzaro e Abramo erano nel seno di Abramo, appunto, in quella parte del soggiorno dei morti in cui non erano tormentati ma erano in pace. Questo ricco tormentato ebbe un dialogo con una discussione, un dialogo con Abramo. E lui si ricordava in quel luogo di avere dei fratelli e gli disse ad Abramo di far risuscitare, praticamente di far tornare Lazzaro, quindi che era morto, di farlo tornare e di andare a parlare ai suoi fratelli. Ma Abramo a questa richiesta rispose in questa maniera. Leggiamo anche le parole di quel ricco. Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Questo è l'inferno, eh? Abramo disse, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Vedete quanto è importante, è più importante di una risurrezione dei morti, attenersi e conoscere la legge di Mosè e i profeti. E oggi per noi diciamo anche la parte del Nuovo Testamento, dei Vangeli e delle Epistole degli Apostoli. È importante conoscere. La cosa più importante, che poi crediamo, perché le scritture lo dicono, noi crediamo anche che avvengono dei segni e dei prodigi per le mani potenti di Dio, cioè si serve dei suoi servitori per compiere segni e prodigi. Noi crediamo che ancora oggi Dio battezza col suo Spirito Santo, lo crediamo. Però la prima cosa, e questo è il discorso di oggi, il punto capitale delle cose che sto dicendo è questo, che per ogni cosa bisogna sempre rifarsi alle sacre scritture. Come prima cosa, come primo elemento, c'è sempre quello di attenersi alle sacre scritture. Non importa quanti segni e prodigi ci siano attorno a noi, chi li faccia, perché li faccia, quello che conta è attenersi strettamente alle sacre scritture, perché quelle ci sono state lasciate, quelle ci indicano la via che dobbiamo percorrere. E se noi tralasciamo, trascuriamo o disprezziamo le sacre scritture, usciamo appunto da questa strada maestra. E non si giunge al porto della Nuova Gerusalemme se si esce fuori di strada. Non si giunge a destinazione.
Noi invece vogliamo essere di quelli che giungono a destinazione. Vogliamo afferrare le scritture, vogliamo studiarle il più possibile. È chiaro che ognuno di noi ha i suoi impegni, le sue cose, in base a come, come ognuno può, deve comunque studiare le sacre scritture. Perché questa è la volontà di Dio, che noi studiamo le sacre scritture, le conosciamo e ci atteniamo ad esse. E questo era il messaggio che volevo dare. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.